Siamo solamente alla quinta giornata di campionato, ma la sfida di oggi tra Udinese e Roma si presenta assai delicata. I 5 punti di penalità gravano infatti come un macigno sui friulani, che, dopo appunto 4 turni, hanno solo dimezzato questa penalizzazione. Tantissimi invece i problemi della Roma, soprattutto lontano dall'Olimpico, dove ha subito 2 nuove sconfitte contro Genoa ed Inter. Spinti dal pubblico di casa sono i bianconeri friulani a partire per primi all'attacco. Nei primi 20 minuti dell'anno ingaggia una personalissima guerra contro la porta dei giallorossi. Al quinto minuto riesce ad angolare la sua conclusione, la palla danza però sulla linea e non entra, come possiamo vedere dal fotogramma. Poco dopo il numero 10 friulano anticipa tempestivo, ma trova sulla sua strada Peruzzi che chiude benissimo lo specchio della porta della Roma. Al 25esimo Peruzzi vince ancora una volta il duello con Dell'Anno. La conclusione del numero 10 udinese è centrale e per il portiere della Roma non ci sono grossi problemi. Al 29esimo si vede finalmente anche la Roma. Carnevale si libera a sinistra, conclusione deviata da un difensore e palla in angolo. Sugli sviluppi del corner la palla viene rinviata corta dalla difesa friulana, che a centimetri più lesta ad avventarsi e a calciare con precisione nell'angolino alla destra del portiere. Al 35esimo l'Udinese rischia di crollare, palo clamoroso di Desiderio, con pallone poi liberato in qualche modo dai difensori. Ad inizio ripresa azione individuale di Pagano, che si accentra e tira con forza. Peruzzi ci mette una mano, ma la violenza del tiro è tale che il portiere della Roma non può trattenere il pallone che si infila alle sue spalle. E al 54esimo Pagano potrebbe addirittura ribaltare l'intero punteggio, ma coglie in pieno un palo. Proprio nel momento migliore dell'Udinese, la Roma si riporta in vantaggio. Galoppata di Föller, che supera con forza ed eleganza Susic e Vanoli, e batte Giuliani. Reazione immediata dei friulani, ma ancora una volta il palo dire di no alla conclusione di Pagano e si resta sul 2-1. A 5 minuti dalla fine, l'ultima opportunità per equilibrare le sorti dell'incontro per i friulani, la conclusione di Orlando, scheggia il palo esterno. Una giornata davvero sfortunata per i bianconieri. La Roma vince ma non convince, ma almeno sfatta il tabù da trasferta. Tanta sfortuna oggi per l'Udinese, che sicuramente avrebbe meritato di raccogliere almeno un pareggio. Dal Friuli è tutto, Udinese 1, Roma 2.